alla presentazione, mi presento assoluto, buongiorno a tutti, mi nome è Piero Conforti, sono un economista, lavoro per la FAO e in particolare per un'unità che si interessa di studi di prospettiva. Un'unità che esiste da molto tempo, guardiamo al lungo periodo. Che cosa vuol dire questo? Che lavoriamo con scenari di proiezione in avanti nel tempo. Purtroppo però, come tutti, non sappiamo prevedere il futuro. Tutto quello che possiamo fare è ragionare di una serie di variabili chiave e cercare di capire come va evolvendo il sistema agroalimentare mondiale. Allora, ancora dicevamo queste cose, quindi perché guardiamo a lungo periodo? Beh, sostanzialmente vogliamo cercare di comprendere in anticipo quali sono i fenomeni che emergono nei mercati, capire in particolare come evolve la sicurezza alimentare, che è uno dei nostri ultimi oggetti di lavoro, insieme in generale allo sviluppo agricolo, e studiare l'impatto di fenomeni che si manifestano soltanto a lungo termine. Come dicevamo, purtroppo non siamo in grado di prevedere tutto, ma il meglio che possiamo fare è cercare di lavorare con alcune grandi variabili di cui sappiamo qualche cosa per cercare di capire che cosa ci aspetta. Dicevo, un'unità che lavora da molti anni, i primi studi della fine degli anni 60 guardavano al 2000 come orizzonte temporale, oggi cerchiamo di ragionare un orizzonte 2050. Tutto serve naturalmente a fare il nostro mestiere, che è cercare di aiutare i governi, ma anche il settore privato, la società civile, a fare delle politiche che siano coerenti con un quadro di futuro, con un quadro di prospettiva. Di che cosa voglio parlarvi brevemente, in particolare quali sono alcune delle variabili chiave con cui noi lavoriamo, in particolare il reddito della popolazione, l'urbanizzazione, ovviamente del genere. Diamo uno sguardo a quello che abbiamo in questo momento in pentola per quanto riguarda le previsioni sulla domanda e offerta sulla sicurezza alimentare nel mercato globale dei prodotti agricoli. Poi ci chiederemo se abbiamo risorse a sufficienza per quello che ci aspetta, cercheremo di guardare alla terra, all'acqua, queste risorse chiave che sono molto importanti, e cercheremo anche, questa è una parte molto importante per noi, di dire qualche parola su quelli che sono gli elementi di incertezza che influenzano questo quadro. Questo è naturalmente importantissimo per capire quali cose possono spostare quello di cui abbiamo ragionato, infine qualche considerazione molto. Dicevamo ancora, per quanto riguarda il tipo di lavoro che noi facciamo, ripeto, è un lavoro che si basa su alcune variabili chiave. Quindi vediamo qual è la prima di queste variabili che volevamo vedere. Si è bloccato la presentazione, cerchiamo di andare avanti lo stesso. La prima variabile chiave di cui volevamo parlare è la popolazione. Successo. Ok, la popolazione. Questo è un quadro sintetico di quello che ci aspetta per quanto riguarda la popolazione mondiale. Questo quadro ce lo fornisce un'agenzia delle Nazioni Unite che lavora con diversi scenari. Questo è lo scenario cosiddetto a profondità media. Vedete che in blu abbiamo la quantità di persone che ci sono sul pianeta, in questo momento siamo intorno ai 6 miliardi, ci aspetta intorno al 2050 probabilmente una popolazione intorno a 9 miliardi e poco. Interessante notare che invece quello che vedete in rosso, il tasso di crescita della popolazione, va diminuendo. Già da alcuni decenni siamo in una situazione in cui c'è una sorta di decelerazione, quindi un grande aumento ci aspetta in termini assoluti, ma siamo comunque in una fase di decelerazione. Se potessimo vedere quali sono le aree in cui giocano, diciamo, i diversi tipi di dinamica, vedremo che i paesi in via di sviluppo sono largamente responsabili di tutto l'aumento che ci attende, e in particolare l'Africa subsahariana. L'Africa subsahariana è la regione tra quelle che noi aggreghiamo, diciamo, per guardare le cose in maniera sintetica, che intorno alla fine di questo secolo potrebbe avere ancora una popolazione in lieve crescita. E pensate che ci sono alcuni paesi molto sensibili, come questo anche dicevo prima, Maria, dal punto di vista della sicurezza alimentare, che potrebbero vedere aumentare la loro popolazione di 3 volte e mezzo, 7 volte, da adesso e da questo decennio. Quindi questi evidentemente sono i paesi più sensibili. L'altra variabile importante per noi, la crescita del reddito. Queste sono proiezioni che ci fornisce la Banca Mondiale, sono di un annetto e mezzo fa, sono piuttosto ottimistiche rispetto a quello che vediamo adesso. Un dato che possiamo estrarre certamente è che il tasso di crescita che ci aspettiamo è molto più forte nei paesi in via di sviluppo rispetto a quello che ci aspettiamo nei paesi sviluppati, e
diciamo, stante questo tipo di quadro, mi pare che Jack Bailey ha usato una crescita dell'economia mondiale intorno al 2,9% su base globale tra il 2005 e il 2050. Nei paesi in via di sviluppo questo tasso di crescita dovrebbe raggiungere il 5,2%, quindi essere molto più alto, invece molto meno nei paesi sviluppati. Secondo la Banca Mondiale in questo esercizio c'era anche la possibilità che la povertà, intesa come il numero di persone che vivono con meno di $1.25 al giorno, si riducesse in misura sostanziale. Dunque, diciamo, in generale un quadro relativamente ottimistico di evoluzione dei redditi in questo senso. Naturalmente queste due variabili, la popolazione e il reddito, sono importanti per capire anzitutto che cosa la gente domanderà, quale sarà la domanda per consumo di beni agroalimentari, al momento che la domanda varia a seconda dei soldi che abbiamo in tasca e di quanti siamo. Questo è intuitivamente, diciamo, il modo in cui possiamo ragionare questo. Vediamo un quadro aggregato del consumo alimentare. Vedete che qui c'è un'evoluzione a grandi linee, per grandi aree geografiche, fino al 2005-2007, che è l'ultimo anno in cui noi reputiamo di avere dei dati abbastanza solidi per fondare delle proiezioni per il periodo successivo. Se guardate questo grafico, vedete che in alto c'è una linea blu che sta oltre le 3.000 calorie per persona per giorno. Questo è il modo che noi abbiamo per aggregare tutti i cibi programmi tutti insieme, quindi osservare un'unica variabile consumo alimentare. Quel poco di dinamica che vedete in quella linea blu, che è la corrente dei paesi sviluppati, è sostanzialmente dovuta ai paesi che sono, diciamo, la ex economia pianificata, che quindi hanno visto una qualche dinamica dei consumi alimentari negli ultimi anni, perché altrimenti il resto del grosso dei paesi dell'OECD, dei paesi più industrializzati, ha una dinamica stagnante, il consumo non aumenta in termini quantitativi. Siamo tutti quanti ben oltre una soglia di saturazione quantitativa. Ci aspettiamo che ci sia una qualche lieve crescita ancora lì, ma molto marginale rispetto a quello che abbiamo fatto. Se guardiamo più in basso, tra i paesi del sviluppo, vediamo che abbiamo tre regioni del mondo che sono non lontane dalle 3.000 calorie per persona per giorno, e queste sono sostanzialmente il Medio Oriente e Nord Africa, l'Est Asia, che è una zona fortemente dominata dalla presenza della Cina, e l'America Latina. Questi tre paesi di mondo sono non lontani dalla soglia che comincia il consumo a saturarsi dal punto di vista quantitativo. Quando raggiungiamo le 3.000 calorie cominciamo ad aumentare i nostri consumi man mano che diventiamo più ricchi, sempre meno, sempre più lentamente. Quindi ci aspettiamo qui una qualche dinamica del consumo, ma di nuovo non una dinamica molto forte. Poi ci sono due regioni più sotto, che sono l'Africa subsahariana, di cui dicevamo, e l'Asia meridionale. L'Asia meridionale è un aggregato dominato fortemente dall'India. Bene, queste due regioni invece sono ancora ad un livello medio preoccupante, perché sono ancora al di sotto del 2500 calorie. Naturalmente questi sono dati aggregati, cioè dietro tutta la distribuzione che fa sì che ci siano le persone del 2500, però noi sappiamo che nel lungo periodo quel livello medio predice abbastanza bene anche la distribuzione, cioè sappiamo che in media, se il livello medio aumenta, la distribuzione tende a migliorare e non a peggiorare. Quindi assumiamo a questa scala che possiamo valutare almeno in prima prodotta le potenze. Di questi due aggregati che avrebbero un consumo più dinamico, dicevamo uno, l'asse meridionale, è dominato dall'India. L'India è un paese fortemente problematico per noi, che succede una cosa che si è vista raramente in altre parti del mondo in questi anni, cioè succede che i consumi alimentari hanno un andamento assolutamente stagnante a fronte di un reddito che cresce in misura sostanziale e di una riduzione della povertà, non detto. Quindi è per noi una regione problematica. Guardate che è molto importante questo punto. Se noi facciamo il conto di quante calorie in più vogliamo avere o dobbiamo avere al 2050, l'India è un paese tremendamente importante. Se pensate che la somma, la popolazione di queste due regioni, l'Africa subsahariana e l'Asia meridionale, in questo momento è circa 2,4 miliardi di persone, l'India conta per 1,1 miliardi. Quindi evidentemente quello che succede qua dentro è terribilmente importante, c'è un dibattito e non è chiaro che succede. C'è chi dice che ci sono di mezzo, come conosciamo, fattori culturali. L'India è un paese qui del vegetarianismo molto più diffuso che da noi, in particolare i consumi di carne sono più ridotti. Però c'è, diciamo, anche una sorta di andamento che è assolutamente incomprensibile e c'è un dibattito. Alcuni studiosi sostengono che il problema è legato alla povertà, alcuni studiosi sostengono che il problema è legato a un fatto di contabile, non riusciamo a contare bene alcuni consumi, in particolare i consumi fuori casa. Però questo per noi è un problema, è un elemento di incertezza.
Quindi questo è quello che noi ci aspettiamo sostanzialmente per la prossima. Un grande aumento in quantità assoluta, ma un rallentamento. Soprattutto quello che preme dire è che in alcuni paesi importanti, per esempio la Cina, la famosa rivoluzione della carne, l'esplosione di questi consumi che sono così pesanti dal punto di vista della sicurezza alimentare, è in buona parte già avvenuta. Siamo già in una condizione in cui, diciamo, ci si è avvicinati molto alle soglie in cui il consumo comincia a salire. La sicurezza alimentare, questa è l'ultima mappa della fame nel mondo che la FAO ha messo a disposizione nel 2010, quest'anno stiamo rivedendo la metodologia di calcolo degli indici e quindi non c'è una mappa 2011. Vedete a occhio che la prevalenza, cioè l'incidenza percentuale del numero di persone che sono al di sotto di una soglia di nutrizione è massima nella regione dell'Africa subsahariana, la più scura. Non vedete da qui, ma vedete da una tabella che vediamo dopo, che in realtà il numero assoluto di persone denutrite è molto più alto in Asia, sebbene sia una percentuale minore della popolazione. Ancora oggi la maggior parte delle persone denutrite trova in Asia, non in Africa. E questo è, diciamo, molto rapidamente quello che ci aspettiamo per i prossimi decenni. Anche qui, questo è un quadro influenzato da quei dati che vedevamo prima su Paese, quindi un quadro forse relativamente ottimistico. Ci aspetta che, in termini globali, le persone in condizioni di denutrizione si riducano, passando da un'incidenza del 16% circa nel 2005-2007 alla un'incidenza del 4,1%, questa è una diminuzione sostanziale. Purtroppo la distribuzione regionale rimarrebbe abbastanza simile a quella attuale, nel senso che avremmo ancora l'Africa subsahariana come la zona in cui la prevalenza, l'incidenza percentuale della popolazione è maggiore, con un 7,1%, e invece avremo l'Asia come il paese, la zona del mondo, il continente fra Sud Asia e l'Est Asia, in cui c'è il numero maggiore di persone in condizioni di produzione, sarebbero circa 58 milioni ancora al 2050. Naturalmente vedremo, questi sono numeri con una loro dose di incertezza. Ora, se noi guardiamo l'evoluzione della domanda, ci dobbiamo chiedere immediatamente, questi sono, diciamo, i due pezzi da aumentare, quanto deve aumentare la produzione globale per rispondere a questa aumentata domanda. E di nuovo, tenendo riferimento al 2050, vediamo che abbiamo bisogno di un sacco di prodotto in più. Abbiamo bisogno di 1 miliardo in più, quasi 41 milioni secondo i nostri numeri, di tonnellate di cereali. Dobbiamo fare quasi 200 milioni di tonnellate in più di carne. Dobbiamo aumentare moltissimo la quantità di tube di radici, perché sono anche questi dei prodotti molto importanti per la produzione delle paesi più popolosi. Dobbiamo produrre molta più soia, eccetera, eccetera. Quindi sono una serie di incrementi in termini assoluti molto, molto importanti. Però vedete che succede se guardiamo gli incrementi e soprattutto se guardiamo un attimo la nostra storia passata. In questo grafico vedete che in blu ci sono delle barre che dicono come è aumentata la produzione globale vista in aggregato negli scorsi 40 anni, okay? Tra il 61 e il 2005-2006. Invece le barre rosse dimostrano come dovrebbe aumentare in termini di aumento percentuale nei prossimi decenni, cioè che cosa ci attende. Vediamo che in termini di variazioni percentuali ci aspetta uno sforzo molto minore di quello fatto negli scorsi 40 anni. Naturalmente quel 60%, che raccontiamo col 170, è il 60% di una cosa che è molto più grande, quindi diciamo è comunque molto più difficile far crescere quell'entità di quel numero, anche perché tutti sappiamo che gli incrementi di una serie di parametri tecnici vanno a decrescere, cioè non è che possiamo pensare di assumere che linearmente gli incrementi che abbiamo visto, per esempio, nelle rete produttive, che abbiamo visto negli scorsi decenni, sono proiettati in avanti. Vedete che naturalmente anche qui la maggior parte degli sforzi noi ci aspettiamo che abbiano alcuni paesi di detenimento. Mi dispiace lavorare di questi aggregati così grandi, ma intanto cerchiamo di costruire un quadro generale. Chiediamoci come aumenta la produzione, questo è un altro parametro molto importante. Secondo noi la produzione è fatta, non è più la guardiamo, è fatta in tre pezzi, cioè da una parte l'espansione della terra, da una parte c'è l'espansione della resa unitaria, quindi quanto prodotto noi otteniamo su un pezzo di terra, da una parte c'è quella che chiamiamo intensità produttiva, cioè quante volte usiamo un pezzo di terra, quante, diciamo, volte noi coltiviamo in riferimento a un anno solare su un pezzo di terra. Ora se vedete in questi tre parametri, diciamo, le previsioni qui sono costruite guardando anzitutto cosa è successo in passato, in secondo luogo qual è la terra che sarebbe possibile portare a coltivazione,
e in terzo luogo qual è, diciamo, il grado di intensità produttiva che si potesse raggiungere. Ora, in questo ragionamento quello che viene fuori è che la stragrande maggioranza dell'aumento della produzione che ci occorre dal 2050 deve venire fuori da un aumento delle rese interne. Abbiamo bisogno di aumentare le rese, abbiamo bisogno di produrre di più per ogni singolo ettaro di terreno che mettiamo a coltivare. E questo naturalmente è una cosa importante da capire, perché intensificare la produzione comporta problemi ambientali, comporta tutta una serie di difficoltà che poi vedremo. Guardiamo la terra, vediamoci quanta ne abbiamo. Beh, vedete che se noi facciamo i conti con questi modelli che guardano l'adattabilità, l'utilizzabilità della terra per uso agricolo, e vediamo che in realtà la terra che abbiamo a disposizione, che probabilmente potrebbe essere portata a coltura così nei prossimi decenni, è molto poca ed è soprattutto concentrata in alcune zone della subsahariana e dell'America Latina, in cui c'è una possibilità tecnica di accedere a quella terra, ma spesso mancano le condizioni istituzionali. Quindi siamo comunque di fronte a un'entità relativamente teorica. Dobbiamo vedere quali sono i costi di transazione associati alla capacità degli agricoltori di accedere a quelle quantità di terra. Vediamo che invece alcune regioni sono assolutamente produttive, così in particolare il Medio Oriente e il Nord Africa, ma anche l'Asia meridionale e per molti versi anche l'Asia orientale. Nei paesi sviluppati addirittura si potrebbe avere una diminuzione della terra messa dovuta a maggiore competizione con altre attività economiche e minore incentivi di rete. E quindi questo è, grosso modo quello che noi ci aspettiamo. La terra aumenterebbe, secondo noi, di una settantina di milioni di ettari in termini netti, con un aumento maggiore nei paesi in via di sviluppo e una riduzione nei paesi sviluppati. Questo ragionamento per l'acqua. Saltiamo l'acqua. L'acqua è importantissima naturalmente, e anche qui vediamo che ci sono alcune regioni che sono fortemente problematiche, il Medio Oriente e il Nord Africa, l'Asia meridionale. Ci sono alcune regioni che invece la tendenza sia che ci sia ancora dell'acqua utilizzata, posto che ci siano le condizioni necessarie per utilizzare questa risorsa. Una cosa interessante da vedere, parlando di rese, è questo grafico. Vedete, qui guardiamo insieme quali sono le rese potenziali ottenute dai campi sperimentali e quali sono le rese osservate nella stessa zona, nello stesso paese, mediamente, quelle implementate effettivamente dagli agricoltori. Guardate bene, c'è questo enorme gap. In pratica quello che si può ottenere in alcuni di questi paesi africani per il mais, che è una coltura assolutamente il cereale di base più utilizzato per la produzione, vedete che la resa potenziale è enorme rispetto alla resa effettiva. Quindi questo significa che c'è una possibilità di far crescere quella resa anche semplicemente applicando le tecnologie che già ci sono. Se noi facessimo questo stesso ragionamento sulla Cina, per molti prodotti troveremo che le rese potenziali sono all'80% di quelle potenziali. Quindi c'è una forte applicazione di tecnologia. In questo caso quindi molto dipende dal fatto che la tecnologia non si ha. Che c'è, che gli agricoltori conoscono. Ora, quel gap, quella distanza, è quindi in qualche misura legata alle condizioni istituzionali, alla mancanza di incentivi economici ad aumentare le rese, al fatto che i mercati non funzionano, perché magari non funzionano le strade, al fatto che mancano altri elementi di base che servono a far funzionare i mercati in maniera elementare. Quindi dobbiamo da una parte fare uno sforzo tecnologico per aumentare le rese, ma dall'altra parte è importantissimo lo sforzo istituzionale, quindi il fatto di far funzionare i mercati, far trasmettere i prezzi, far funzionare un sistema di incentivi che porti nella direzione di far aumentare. Quali sono i fattori di incertezza di questo ragionamento? Quali sono le cose che potrebbero far mutare questo quadro? Tanti. Il più importante, la popolazione. Vedete che questi sono i diversi scenari che la stessa fonte di cui abbiamo visto i dati prima delle Nazioni Unite. Poi al 2050 potremmo parlare di un mondo di 7 miliardi di persone o di quasi 11, per dire. Questo farebbe una differenza enorme. Non solo, questi dati vengono rivisti nel tempo, per alcuni paesi vengono rivisti in maniera sostanziale, quindi un forte elemento di incertezza su questo qua. L'India ne abbiamo parlato, quindi possiamo saltare. Due parole sui biocarburanti. Noi cerchiamo di ragionare con l'esistente per fare il nostro esercizio di previsione.
Quello che vediamo oggi è che la maggior parte dei paesi del mondo i biocarburanti sono trainati dalle politiche, sono pochi in questo mondo, forse due o tre, in cui fare biocarburanti a partire da prodotti agricoli che competono non è veramente conveniente. Molto è trainato da politiche come le miscelazioni dei calanti, miscelazioni obbligatorie. Naturalmente, quindi, se noi ragioniamo su una situazione di questo tipo che continua nel tempo, vediamo che i biocarburanti non dovrebbero, diciamo, importare una grande distrazione di prodotto dal mercato agricolo verso il mercato. Tuttavia, naturalmente, questi prodotti possono cambiare. Se noi abbiamo un prezzo di energia molto diverso, questo potrebbe cambiare subito la convenienza economica del biocarburante. Le politiche dovrebbero esse stesse diventare più comuni, perché sono politiche legate dalla vicenda delle emissioni, riduzione della CO2. E non solo, ma potremmo avere anche, qualcuno dice, dei salti tecnologici che potrebbero ridurre la competizione con il mercato europeo. In altre parole, se fossimo veramente capaci di imparare a fare l'etanolo tra i residui vegetali, questo ragionamento potrebbe cambiare. Quindi per noi è un problema come rivedere questa ipotesi. Il cambiamento climatico. Questa è l'altra grandissima fonte di incertezza. Ci sono un sacco di studi che tirano fuori i numeri. Quello che osserviamo è che questi numeri sono molto variabili. Qualcuno dice tutti morti entro il 2050, qualcuno dice non succede niente. È molto difficile orientarsi, perché sono studi difficili, sono studi in cui bisogna, diciamo, mettere assieme una forte componente tecnica, analogica, agronomica ed economica, e, diciamo, far parlare questi tre pezzi, capire come cambia il clima e quindi come cambia le e quindi capire come gli agricoltori potrebbero reagire a quelle mutate. Quindi è molto difficile, ci si prova, anche noi ci proviamo, però appunto, quello che sappiamo è che potremmo avere prezzi più alti in linea di massima e maggiore variabilità, quindi andremo ad aggiungere a quel problema famoso della volatilità che tanto ci assume. Concludo rapidamente, qualcuno ci accusa di fare dei quadri troppo ottimisti. Noi non crediamo affatto che esista un quadro ottimistico. È vero che i consumi pro capite in molti paesi cominciano ad avvicinarsi a un livello di saturazione, è vero che l'arricchimento, in particolare il proteico, in particolare delle carni, è già avvenuto in molti paesi, è anche vero che molti paesi restano in condizioni di sicurezza alimentare, è verissimo che osserviamo sempre più nei paesi emergenti un problema di insicurezza alimentare, non dovuto alla denutrizione, alla malnutrizione. Cioè, nei paesi emergenti, come si consuma più carne, emerge un problema di obesità, malattie cardiovascolari, cioè, questo è un tema sempre più importante. Diciamo, corrispettivo di quella tabella che avete visto prima sul numero di persone denutrite, abbiamo provato a fare con un collega quasi per gioco sul numero di obesi al 2080. Ci siamo tutti rendendo conto che purtroppo, sebbene dal punto di vista morale le due cose non siano paragonabili, ma dal punto di vista dei numeri e quindi anche dei costi connessi, il problema dell'obesità potrebbe diventare molto importante accanto a quello della fame. E un'altra cosa che notiamo è che il fatto che molta più gente nel tempo abbia un consumo alimentare che pesa poco sul suo reddito e quindi, diciamo, tenda a variare meno la quantità dei beni che acquista in funzione della variazione dei prezzi, tende a far aumentare la variabilità dei prezzi nei mercati internazionali, sostanzialmente perché la domanda diventa più rigida, quindi abbiamo meno variabilità, meno persone che comprano di più o di meno a seconda di come variano i prezzi, e quindi tutta la variabilità che viene dal lato dell'offerta, dalla produzione, dal clima, eccetera, tende a scaricarsi di questi prezzi. Questo potrebbe essere un fattore ulteriore di aumento della volatilità. Alcune aree del paese rischiano un vero e proprio problema che noi chiamiamo trappola malthusiana, il caso in cui l'economia è molto poco diversificata, l'agricoltura domina, i redditi sono molto bassi e, diciamo, c'è troppe persone in rapporto alle risorse libere, a quello che si riesce a fare. Sono molti paesi in cui noi osserviamo ancora oggi che il consumo dipende direttamente da quello che si produce spesso nelle località. Questi paesi rischiano di andare incontro a un disastro. Il disastro che significa probabilmente più migrazione, più disagio sociale, quindi più problemi per tutti quanti. E naturalmente, come dicevamo prima, la possibilità tecnica di aumentare le rese, soprattutto le rese che sono l'elemento forte dell'aumento della produzione, comporta una serie di sforzi enormi e, diciamo, sforzi che vanno sia sul versante tecnico, quindi dobbiamo sia imparare a fare meglio le cose, sia però dobbiamo imparare a funzionare meglio i mercati e le istituzioni che favoriscono quella tecnologia.
e problemi ambientali, già molto evidenti da alcuni paesi, se andate in Cina o se andate in alcuni pezzi dell'Asia meridionale, trovate già quello che potrebbe essere il nucleare, e naturalmente c'è un problema di gestire una crescente competizione per l'uso e per l'accesso.